un istante in cui l'Italia mediocre, burocratica, gli rinfacciasse il futurismo! In qualsiasi momento in cui la vecchia Italia arancida, borghese, rivolgesse a Marinetti la domanda assillante che è di tutti i tempi e di tutti gli uomini. Oh, Danis! Marinetti è con lui l'Italia dei giovani! Di Galileo, di Marconi, possono rispondere a destra! Vogliamo esaltare l'insonnia febbrile, il verso libero nella poesia, la polifonia nella musica, il complementarismo congenito è una necessità assoluta nella pittura, il moto e la luce distruggono la materialità dei corpi, noi affermiamo che la magnificenza del mondo sia arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità, noi vogliamo l'amore del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. Ascendiamo verso le vette più eccelse e più radiose. Noi viviamo già nell'assoluto, il tempo e lo spazio morirono ieri. La letteratura esaltò fino oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. Completamente trasformata. Il coraggio, l'audacia e la ribellione sono elementi essenziali della nostra poesia. Fuori dall'atmosfera in cui viviamo noi non sono che tenebre. Proprio che già vediamo alle vive fonti del sole, ci proclamiamo signori della luce. Allora li ringraziamo ancora per il loro quiz, ringraziamo voi per la partecipazione, ringraziamo i tecnici delle luci e i tecnici audio, sono oscuri, sono lì dietro in oscuro, ma comunque ci sono e fanno tanto. E quindi non mi resta che salutarvi e ringraziarvi di nuovo per la presenza e farvi ancora un invito.
questa volta l'invito è per il dessert e per il dessert e per il dolce ci sarà la torta a Gioconti, quindi non fatevela sfuggire, a Gioconti è diventato anche una torta e quindi vi aspetta tutti quanti e noi vi aspettiamo ancora qui al Parco dei Principi di Sorrento. Buonanotte a tutti.